Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in ottava puntata della serie italiana. Oggi siamo qui con... Benvenuti a tutti. Allora ragazzi, stiamo seminando come vedete con la combinata sul campo 2046. Diciamo che ha qualche problemino di slittamento perché... non va proprio bene, cioè magari ora vedete anche che sta, dovrebbe andare a 15, ora va a 10. Quando arrivi a fine passata e fai manovra, potete notare che al momento di abbassarla e partire, slitta un sacco. 8, 9, beh, ora 8, 9 li fa, ma tipo poi arriva anche a 6 addirittura. Slitta veramente tanto, ci vorrebbe, vedete? A parte che magari se abbasso la fase davanti già migliora un pochetto, però slitta comunque tanto, ci vuole un trattore ancora più grande per tirarla. Sarebbe bellissimo, tipo, non cambiare mai, non vendere mai i trattori. D'ora in poi i trattori cambiarli e basta. Tipo, non venderli mai quelli piccoli. Tenerli sempre da parte. No? Oddio. Quindi neanche quello che c'è tu, neanche quello che c'è tu da cambiare. Li teniamo per sempre lì. Non è una bella cosa. A parte quelli che abbiamo noi adesso, tipo non c'erano niente indietro, quindi alla fine non è che ci cambia la vita. Facciamo che proviamo a tenere tutti i trattori, dai. È uno sbatti di fa sempre tab, eccetera. Ci proviamo, vediamo. La cosa brutta è che ci vuole una settimana a seminare, così. Perché il mezzo va entro solco. Il vorrebbe sull'erpicato. Ma anche lì mi sa che fa fatica, eh. Perché non ha tanta potenzissimo questo trattore. Questa quanta ne richiede? Allora, la erpice ne richiede 100 e la seminatrice 100. 100-100 fa 200, il trattore ne ha 200. Ma secondo me non è proprio potente, quando si dietro si dietro lo stesso, perché tipo di ruota tipo angarra tipo per un secondo, poi tipo fa 300.000 kg l'altro dopo. Sì, però dico, anche se ci fosse sul sodo, prima ho visto che ho riseminato, ho fatto mezza passata a frumento. E anche lì andava piano comunque, non andava forte. Stiamo seminando soia comunque. Che è quella che Però in teoria... ci vuole 9,36 per tirarla tutta. Ci vuole 9,36 per tirarla tutta. Poi in salita anche, magari sì. No! Cosa? Ho cagato perfettamente sulla Madonna. Infatti Tanto dopo usciamo già con Gima del campo di cinema. infatti tanto serve, quindi Ma come 360 litri porta sta cosa? Non dimmi 300. se sono riempito i colori delle fertilizzanti e non mi fa riempire gli altri. Qual è che abbiamo più noi? Fammi vedere. No, l'H Kvernerland. Qui mi dice che porta in tutto 1360. Tra uno e l'altro, in teoria. è niente. No, io non vorrei che avendo riempito. Cioè, che se è proprio quello dei fertilizzanti si può usare anche come quello dei semi, però non credo. È troppo intelligente, la farming, the farming non avrei potuto fare una cosa del Comunque genere. abbiamo un trattore originale, un caricatore e abbiamo seminatrice combinata ed erpice, basta. Originale? Sì. Ah, questa qua è originale della Cleveland. Sì, è quella che ho io e il 515 col suo caricatore e basta, tutto il resto è mod. Mi ricorda tantissimo Farming 2013, che c'era tutta questa roba mod. Sì, ma tu guarda, sai, allora non va bene così. Ci vorrebbe provare a metterci le ruote coi pesi, non so se cambierebbe molto. Prova a farlo 7,24, perché ne so. E oramai l'abbiamo preso così, non cambio. Più che altro provo a metterci i pesi nelle ruote poi. Anche perché l'altro campo è in salita, vero? 26, sì. Ovunque lo fai è in salita. Ma boh, 40 cavalli secondo me non hai fatto la differenza, mi sa, Ma vero? no, però è un po' sotto potenza, in più slitta, tanto lo fa che slitta. Però
Perché prima non slittava, sì, ero in piano, forse ero anche in discesa e faceva comunque tipo 12. Però così è un po' un casino. Cioè, provare a metterci magari sotto l'8,20. Esatto, prova a metterci il mio. Dov'è che ce l'hai? A farm, in farm? Sta barcheggiato là. E ora provo. Parcheggio un attimo questo qua. Gomme delle gomme. Perché proprio lo vedi che fa fatica a ingranare, è leggero. Secondo me qua ci volevo un bel 6230R. Per Ma secondo me lavorare i ce lo campi ci faceva vuole John uguale. Deere, Fender non va Sì, bene. infatti anche il 936 slitta lo stesso. Tutti gli 8 devi farmi slit sulla rado. Porca miseria, mi sono scapotato. Ma poi se non faccio mai anche una partita senza arrivare da me? Una volta ero io. Eh no, che qua prendi un baletto. Qualsiasi cosa, gioca con lì, non fai espresso, arriva a te. Eh sì, quello Ciao è vero. Burrini, Mul buonasera. Mulinio. Salve. Ah, tamburino. Mulinio, ho capito. Vediamo, Ci è cavolo. finito sul gambo, oppure ti è rimasto una troppo? Fatto, Simo, lavoratore, per chi l'hai pigliato, voglio dire. Lavoratore si chiama. fatto. Qua lo 10 lo sei finito tu? Sì, perché Non in ti sei 40. boccato la lama. Non ti ricordi che si faceva fatica a bloccare? Ma bocca, vedete qua io, ci sta la sale qua io. Ma almeno abbiamo comprato questo qua che è più grande. Cambo stampa sulle scatole a tutti. Sì, poi era tutto inclinabile, non gustava. Guarda Reclinabile. Simo che prende la strada con i tornanti, attenzione. Ah, mi piace questa. Ti piace la sallatrice a te, Ma se sei io una corriera, io mando sopra. Fammi qua sul paese, vede che dice. guarda che bella zona che c'è lì col tornante, Bello, capito? bello. Poi dovremmo anche comprare la farm con la bella lassù, ma costa 2 milioni e passa. O ci vendiamo i reni, i freni. Ci sta pure le cicale. Una mattina di jingle. Fammi capire, il posto per mettere le vigne, qui sta? Sarà, allora, apri il PDA, vedi che c'è una cosa che ho detto Pro Version Extension Coming Soon. In teoria vanno messe là poi. Le mette là. Comunque ringrazio tutti quanti che mi avete detto che c'è una versione nuova di aggiornare. Cioè tutti quanti, uno me l'ha detto. Di aggiornare la versione nuova che hanno risolto il bug della cippatrice. Abbiamo dato un'occhiata effettivamente. La dobbiamo aggiornare a Quello breve. che sto pantaico. Do. Comunque sto esame è negato nada. Sì. Pensa che Samu te lo Sbagliato. voleva vendere. Allora, sto esame. Col Samu li Vabbè. seppellisce tutti. Anche il Fender qua che non ce la fa. 5 all'ora. Ma come si fa 5 all'ora, veramente? Eppure. Mettiamo le porci. Eh sì, guarda che stasera io la vorrei portare avanti tanto, a dire il vero. Mi piacerebbe portarla avanti tanto. Perché la mappa finalmente a me piace. Bug per adesso, a parte quello della cippatrice, non sembra che ne siano usciti. Quindi. Vabbè, dopo se scappa una versione nuova. Questa mappa la cambiamo, Sì. no? Poi se, appunto se metteranno le vigne ci saranno sempre cose nuove da fare. Le vigne, che devi fare? Gli dà l'oramato e stringe e basta. Poi passi con la vendemmiatrice. Mica la epota. Se dobbiamo potarla ci sei tu che sei esperto. Hai vinto il campionato oppure? Io Con la scherzo. motosega, Bodo. Vai a Sì, fare con la de motosega. terra. De terra. La segre de terra, poi. Sì. Poi l'uva dove la vai a vendemmiare al supermercato? Non la schimo legato alla vigna sanno. Porca madonna.
Ha fatto perdere 15 giorni. Sono rimasto a letto. C'è sta chi lo fa. C'è sta chi lo fa, ma non c'è sta chi fatica, però. Qui lo può. Cioè, una palletta di carne sulla destra che mi fa male, ma che cavolo è? Una cisti. Non ci sta. Sarà una cisti. Magari, ci muoio magari. Ma lo sai cos'è una cisti, Felia? Sì, tipo c'è la mamma, è stata operata alla cisti, così una cisti. Ma non fa male, eh? Beh, sulla testa, non lo so, ma tipo... Non è niente di che. E ogni volta mi fermo, invece devo andare ancora un po' avanti. Ma se lo faccio venire indietro, non è meglio? Spengo l'erpice e guadagno qualche chilometro. No. Se lo faccio venire in giù, dovrei fare prima. È che perdo un sacco di... Stesso andando in giù, no? Volevo provare adesso venire in giù. È che poi andare in su sicuramente non ce la fa, figurati. Guarda come cammina, 15. Così sì che si va. Nella montagna in realtà si fa così, eh. Lo so, ma ora io vorrei provare ad andare in su, ma in su non ce la farò mai a seminare. No, guarda in zacco e dembo. Qua ci che te conviene fa andare a vuoto. Sì. No, ma questo ora c'è l'erpice davanti, se mi fermo fa. Ma cacciara, sto madonna. Non fa. Oppure sai, c'è un Rialen. Ah, mettici un erpice rotante davanti. O tipo un erpice carpica davanti. Sì. Però il fatto dopo che non c'è stare cosa il tank. Quelli lì no. Rulli, no? Che si muore detto, ma questo è un erpice. Che logo. Quanti metri è? Quello che c'è tu, 4 metri? Sì. Questo macelletto funziona? È sul Metal Falk, si chiama. L'ho visto. Sono attacchi in avanti. Ma prima, se vai in qua e là, non è meglio. Ma slitta, fa un casino. Non arriva. Finora che lo faccio, ma va lento. Va 5 all'ora, va. Guarda, ti faccio vedere. Se vede che questa non pesa 45 quintali, sta cazzo di... Ma che ne so quanto pesa? Sto in realtà, c'è un erpice che c'ha anche i braccetti che ci puoi attaccare un altro attrezzo davanti. Sì, l'ho visto. Ma se in teoria andiamo a vedere su. Ma la siete pigliata a mocco grossa per sulla torre, cioè. Ma io infatti volevo prendere 7.24. Siamo qua 7.20. Metti 7.24, voglio se cambio aiutando. Questa qua va bene, in teoria sopema. Che sta volando da 4 metri, eh? 4 metri. Un po' combinata? Ma la combinata pesa, capo. Allora? Niente. Allora niente. Se ci metto la rieggiatore attaccato davanti. Vai così piano perché la pesa, capito? C'è la fresa, sta seminatrice, sta qui un mammaccio davanti. La pesa. Ma più che altro slitta il trattore, non è che pesa. Quello che è. Guarda che se pigliavi quella trainata era uguale, capace che te si imbarcava pure del retro. Ma metti che lo zavorri meglio. Non è, sei trainata. Così perché quando abbassi togli tutto il peso da dietro. Non è solo, poi la simmetrice lì, cioè sempre avuto un problema che alza un po' il trattore dietro. Sì, infatti, guarda che sta slittando di brutto. In più è a rado, quindi peggio ancora. Non mi ricordo già la video solution dir, non mi ricordo in che serie era. È tutto lo sgarrofamento, perché davanti ci pesa quello lì. Lei stessa alza il trattore e non da sì. Beh, quello che questa fare qui, metti con la bassi, non è un grande problema. Però sgaruffa lo stesso. Ma non richiede la simulatrice? 100 la simulatrice e 100 l'erpice. 100? 100 e 100. Oddio. Minimo adesso ci vuole un 2,70. Ci vuole. Indice dove, guarda. Sì, io ti metti la questa ci va nero 1,36 se gli basta. Dammi gli altri in pianura.
per i costi. Ah, da me è 1,30 la 3 metri, la combinata da 3 metri. Fare chissà che è una combinata da 3 metri qua, eh. Quando l'anno passato gli è festo con due ganci con la presa, imboccò la presa di un capanno. Praticamente c'era un rettilineo, una curva stretta, no? Portava la presa della New Holland e due assi, no? Attaccata al retro con un TG, no? Gli avevamo comballato con la presa del retro piena, stava piena la presa da paglia, no? Fa sta curva, gli si rompe il gancio, tu vedi sta presa poca diretta del capanno, sfondano un muro, poca la vedo. Ha fatto un da quella, no? Ma che è Peroni? Peroni. L'osi di Peroni? Questa non l'avevo mai sentita. Lo sfardo ha fatto lo smaesato. Fatto. E si mato. Ma quello lì, io sapevo, pesa di sicuro come un trattore. Cioè, almeno una mina lì. Più di un trattore pesa. Più di un trattore. Io non faccio come cazzo fa su quelle coste. Ma infatti, qui si fa il PKN con i trattori. Io per le coste, con queste presse, che a me mi fa una paura, guarda. È matti, eh. Matti bocca. Sai che succede? Se stai in discesa, no? Sul cordo dello Fie, che quello pari lo pesci la mattina che ha avanzato, tu è l'amore, pennegno. Dopo sai che succede? Allora, tu stai in discesa, no? Te parte la pressa insieme al trattore. Il trattore ti può stare stampato a sinistra, va a finire che te ponda il timone con due ruota. E il trattore sarebbe traverso, però. E là con scabodassi e ciò. Bisogna starci attenti su quelle cose, non c'è niente da fare. Qui da me è successo. Successo, uno che non è tanto, sarà un anno fa. Non mi ricordo cosa c'aveva col cingolo sulla vigna. È successo, cioè è rimasto sotto e morto. Beh, me l'ha detto. Puoi portare la trebbia? No. Io puoi dire ieri. No, non mi c'è costo proprio. E poi sempre un altro sarà 5-6 anni fa, che è successo di nuovo. La trebbia solo piano la porta, basta. Stava falciando su una riva, si è ribaltato, è rimasto di nuovo sotto il trattore, è morto anche quello. Da qua pochi anni fa uno con 2.11 nuovo de pacca, tipo c'è una settimana, si è ribaltato e ha avuto da tutte e due le gambe. Me l'hai detto. A Belmondi. Così. Mi si dice. C'era. Sì, ma a passare sul sommendato non lo faccio, eh. Se sciocco proprio io, se ero io ti ficcavo un cerco, devo prendere lo so, eh. Se non c'è poco guido ci fichi. Sì, ma non è come t'andando. No, Sandro, fermate. Che sommendi? Tu c'hai concime. Piuttosto porta il concime sull'altro campo. Cioè, porta il concime qua. Dico che lì c'è il concime, fai sorso. Dico che tu lì c'hai il concime su quella seminatrice. Sì. Cosa facciamo? Mezzo campo concimato, mezzo campo no. No, dai, lo porto in farm e lo scarico. No, non ero capito perché se non sa sempre. Non per altro. Sui spazi verdi, no? Le mettiamo con le vigne oppure c'è sta un cosa apposito? Allora, per adesso sulla mappa non si possono mettere. Quando uscirà la versione che si potrà mettere, in teoria credo ci saranno già sulla zona quella là sulla sinistra, pro version. Sarebbe figo che uno ne può piantare, però dubito. Non lo saccio. Questa potrà essere una mappa fuori di testa. Però ciò che la sa fa bene. La sa fa bene. Questo qui è. Ma. Sì,
quanti punti A, B, C, D, che è? C'è scritto sulla sinistra, sì, ma vedi? In alto a sinistra, nel PDA. Ah, può essere. Capito. C'è scritto anche tutto in italiano, è comodissimo. Perché normale si sono abituati con quello tedesco, quello francese, capito? Sì, sì, infatti. Con il mongolfiere, logo. Di che verità? Fungal Fog. C'è, qui non c'è Fungal Fog, ah, sì. L'aereo sta passando sopra la Tunisia. Va bene. Tiro io, non ci sta il problema. Bagnatelo tu. Bagnatelo tu. Può no. Capitare. La vuoi una bracciola, Simo? Simo, io come faccio che ti piace andando con Gimano? Le bistecche poi. Però... la no. Però? Piano. Non ho capito. Dove sta lo Zuzu spanni con Gime? Sta qui. Cos'è che hai detto, Simo, che è meglio? Oh! Oh! Ma si può fare, è meglio del Zepodi. Ah, vabbè. E con Terribilis, appunto, è l'ora di chiudere. Vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan. Ci sono. Io è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.